torniamo a fare un po' di spara e spera. Eh sì, e a sto giro spariamo e speriamo di azzeccare quanto fa un pallone da calcio della Nike, cioè della Nike Serie A Team 2016-2017, un Aero Track. Ah, ma ci sono nelle palle da calcio le stesse specifiche delle palle da golf? Cioè, quella due pezzi, tre pezzi? Non lo so, perché io non capendo niente di calcio. Chi conosce delle palle da calcio ci vuole illuminare sulle varie specifiche dei palloni? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e ci sta. Video finito. Allora, intanto tiri tu, perché io col calcio proprio non ci azzecco niente e quindi non ci voglio avere a che fare. Ma in generale, secondo te, quanto può fare una palla da calcio? Allora, considerando che il peso è notevole e lo tiriamo con un ferro 6 in acciaio. Direi in acciaio, così almeno non si, forse non si rompe. Allora, il peso del bastone è notevole, il peso del mio braccio è ridicolo. Secondo me non va tanto in là. Io direi, però rotola, attenzione. Rotola. 35 metri. Secondo me 25. Tiriamo forte. Gigi, ma secondo te ci sta sul tee? Ci sta! Mamma mia, che botta! Che male! Ma quanto male ti sei fatto? Era pesantino! Mi è arrivato un rimbalzo del bastone che non mi aspettavo, però ha fatto un po' di strada, la mia clavicola intendo. Aia, mi sa che ho perso come al solito, pazzesco. Ma non riesco proprio a capire quanto possano fare. Tanto Benny ritira indietro la palla. Vabbè, perso, ma cioè, ma miseramente secondo me. Allora, il pallone è sopravvissuto quasi senza graffi. La tua... Il ferro sta bene, io no. Le tue braccia no. Beh, quindi abbiamo fatto un... 53 metri. Abbiamo anche scoperto che è quasi mezzo chilo il pallone da calcio. Ce l'ha detto Ale Rubelli, che è lì dietro, è l'autoclicker di oggi. Ciao Ale Rubelli quando guarderai il video. Ciao Ale Rubelli in diretta. Quasi mezzo chilo di roba hai tirato. Infatti contro i 47 grammi della palla si sente un po' di differenza. Ha avuto un po' di rinculo. Voi avete azzeccato? Quanto pensavate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!